Un altro fuoco di fila in 7 giorni. Lucchese fuori, capolista Torres e Recanatese in casa. 3 impegni di fine ottobre per capire di più e meglio forza e prospettive della rosa. Si comincia da Lucca, al porta Elisa per riprendere, a segnare e possibilmente a vincere. Stanno tutti bene, tra i convocati anche Simone Franchini, che si candida almeno per uno spezzone di gara. Tra i titolari torna Nicola Squizzato. Probabile 11, Plizzari tre pali. In difesa Pierno, Brosco, Mesic e Milani. A metà campo Squizzato play, Aloy e De Marco interni, in questo caso panchina per Tuniov, pronto a subentrare nella ripresa. Davanti Merola e Accornero a supporto di Cuppone. Possono giocare tutti e tre, uno alla volta, e devo scegliere uno che secondo me è più adatto all'avversario. Finora ha giocato sempre Cuppone in partenza. Vuol dire che in questo momento, finora, mi ha dato più garanzia. Un solo punto e 0 gol fatti in 2 partite. Per un attimo il Boemo torna sulla prestazione con la Vis Pesaro e ancora una volta sorprende tutti. Qualcuno ha detto che questa è stata la peggior partita nostra, ultima. Per me, ripeto, con i numeri e con la voglia di fare, è stata la migliore. La Lucchese è un'altra bella realtà del girone. Non specula affatto sul risultato, ma nel contempo è molto organizzata in fase di non possesso. Una gara da recuperare in classifica. 12 punti in casa, una vittoria e 2 pareggi. Soltanto 3 reti, tutte contro il Pineto, ma porta immacolata. Ben assai al rientro, fuori Sabbione, in dubbio Visconti e Russo. Sistema di gioco 4-2-3-1. Tre pali Chiorra, in difesa Alagna, Tiritello, Ben assai e De Maria. A centrocampo il tandem Gucker Cangianiello, esterni Guadagni e Fedato, tra le linee Rizzo Pinna alle spalle di Simone Magnaghi. Così il tecnico dei toscani Giorgio Gorgone, ex biancazzurro, storia di 20 anni fa, Serie B, da gennaio a giugno 2004, 16 presenze ed un gol, nelle immagini a Livorno. È una partita difficile contro una squadra che ha qualità offensiva, che gioca, che ha corsa. Quindi è una partita complicata, una squadra che cercherà di vincere il campionato, quindi sarà un banco di prova importante. Affronteremo come sempre con grande entusiasmo, con grande coraggio, poi vedremo. A me piace giocare con le mie squadre contro le squadre che giocano a calcio. Lucchese gioca bene, ha delle buone individualità e come squadra si sa come gioca. Bilancio precedenti, in totale 8 vittorie a testa e 6 pareggi. A Lucca 4 i successi del Pescara contro i 5 dei Toscani, 2 i segni X. Prima affermazione biancazzurra 2-0 nel lontanissimo 1941-42. La seconda, l'8 settembre 1991, l'11 di Galeone viola il porta Elisa grazie a questo morbido pallonetto di Eddie Bibi, ispirato da una gran giocata di Max Allegri. Era la Lucchese di Marcello Lippi, nelle cui fila militava l'attuale DS del Delfino, Daniele Dell'Icarri. Sempre in B, 5 marzo 1995, l'ultimo pareggio. Secca e rasoterra la punizione di Michele Gelsi, che batte Tontini. Nella ripresa il Pescara di Oddo raddoppia col solito Gelsi, che infila ancora all'angolino. Sembra fatta, ma così non è. La Lucchese di Fascetti prima accorcia con Paci, poi completa la rimonta 2 dal termine. Pasticcio gigantesco di Loseto, Voria e Farris e gol di Massimo Rastelli. La stagione successiva, 15 ottobre 1995, a Lucca, nuovo successo biancazzurro, spunto e destro di Michele Baldi, Scalabrelli respinge corto, guizzo rapinoso di Andrea Carnevale. L'ultima affermazione al porta Elisa il 15 marzo 1998, dominio assoluto del Pescara di Adriano Buffoni, subentrato a Viscidi, autentico mattatore Ivan Tisci, prestazione regale, a dir poco delizioso l'invito d'esterno per il vantaggio firmato da Daniele Moretti. Nella ripresa Pisano propizia il 2-0 di Cammarata, che si ripete questa volta di testa su assist di Ivan Tisci, migliore in campo. Ha referto anche un rigore calciato da Pisano e sventato da Squizzi e un palo timbrato da Luigi Beghetto. Quindi 3 KO consecutivi, sempre in B nel 99, 2-0 doppietta di Tarantino, in C nel 2007 2-1 e con lo stesso risultato il 3 aprile 2022. Nelle immagini le reti
firmate da Visconti e Belloni. Per i biancazzurri a Corcia Ferrari, a 3 giornate dal termine della stagione regolare, KO fatale a Gaetano Auteri, sostituito da Luciano Zauri.